Sai quali sono gli stili di apprendimento? Oggi ti parlo dello stile di apprendimento cinestesico. Ciao, sono Stefano Cera e da oltre 20 anni mi occupo di formazione nella comunicazione efficace in pubblico, la progettazione e realizzazione di presentazioni efficaci e anche la gestione delle controversie e la negoziazione. Dal 2017 sono anche presidente della delegazione del Lazio di AIF, Associazione Italiana Formatori, e sono coach e speaker radiofonico. Proseguo il mio viaggio che si conclude oggi sul mio viaggio negli stili di apprendimento, cioè le modalità con cui le persone apprendono le informazioni. In precedenti video abbiamo visto lo stile visivo, lo stile auditivo e oggi completiamo questo piccolo viaggio con lo stile di apprendimento cinestesico. Allora, lo stile di apprendimento cinestesico è quello che si basa su quelli che sono gli altri sensi rispetto alla vista e all'udito, quindi parliamo dell'olfatto, del tatto, del gusto, e lo stile di apprendimento cinestesico è lo stile proprio di chi vuole dare concretezza alle cose, di chi è pragmatico, vuole dare un risvolto pragmatico alle situazioni e alle cose che gli accadono. Sicuramente le persone che sono caratterizzate da questo stile di apprendimento desumono gli elementi importanti dall'esperienza, danno e fanno molta attenzione a quello che è l'aspetto fisico delle cose e si basano molto sulle sensazioni. A pelle sento questo, la mia impressione è questo, di pancia ti rispondo in questo modo. Ecco, facciamo attenzione anche alle parole che vengono usate dalle persone, perché attraverso le parole noi possiamo esprimere anche quelli che sono i nostri canali di apprendimento. Chi ha questo stile di apprendimento preferisce fare esperienza diretta di qualcosa, preferisce fare dei lavori, eseguire dei lavori anche senza leggere o ascoltare le istruzioni. Sono persone che mettono da parte le istruzioni e smanettano. Un esempio, io, che ho anche questo stile di apprendimento, io ce l'ho un po' tutti e tre gli stili di apprendimento, ma questo in maniera particolare perché soprattutto su alcune cose metto da parte proprio le istruzioni. Raramente vedo dei video, ma prendo e provo a sistemare un po' le cose da solo. Poi semmai faccio qualche passo indietro. Ecco, questo è tipico anche di uno stile di apprendimento cinestesico. Lo stile di apprendimento cinestesico è anche delle persone che magari amano muoversi mentre leggono o parlano al telefono. Quindi se quando parlate al telefono amate muovervi, beh, fatevi la domanda che forse il vostro stile di apprendimento potrebbe essere quello cinestesico. Lo stile di apprendimento cinestesico è anche legato alla gestualità, e quindi fare gesti durante la conversazione, ma anche lavorare bene, se ti è piaciuto questo video ti ricordo di mettere mi piace e anche eventualmente di commentare così per creare anche un confronto sulle cose che io. Se ti è piaciuto il video iscriviti anche al mio canale e ti ricordo anche di attivare la campanella e al prossimo video.